Buon pomeriggio a tutti da Futura. Per forse una grande Italia o forse per una grande Europa continentale e incontinentale, per un mondo veramente dove ci sarebbe da dare felicità, ci sarebbe da dare amore e ci sarebbe da rimettere a posto un sacco di cose. Volevo ringraziare tutti coloro che si iscriveranno, volevo anche ringraziare tutti coloro che un domani verranno veramente con me, volevo ringraziare coloro che mi hanno preso per balla per tanti anni e volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno succhiato il sangue, anche perché spero che presto dall'inflazione programmata all'inflazione surreale, a tutti i danni che coloro stanno facendo insieme a un popolo di merda, che scostumati, gente che non capisce niente, gente che ha rubato, che poi sono innocenti, gente che hanno stuprato, che poi sono innocenti, gente che hanno sparato, che poi sono innocenti, giudici che hanno preso denaro mazzette, che poi dicono che non è vero, dall'alta finanza all'alto esercito italiano, all'alto governo che ha fatto fallire aziende, ad alto governo che ha dato soldi come alla Fiat e altri posti, che poi noi, poveri personaggi, diciamo poveri perché noi siamo poveri e siamo anche col buon tanto buonismo delle volte. Ebbene, oggi Futura vorrebbe ringraziare questo mondo di persone marce. Questo mondo di persone che si dichiarano innocenti, persone che da Pamela che è stata mangiata con i suoi organi, non tutta, ma poi lavata con la candeggina e poi messa in un trolley e poi hanno detto che ci ha pensato lei, non so cosa dovrei dire. A una Desirée, a tante persone bruciacchiate con l'acido, a tante persone stuprate. L'8 marzo sarà la festa della donna. Io, come Giovanni Di Giuni, presidente di Futura, vorrei augurare a tutte quelle donne già oggi una grande festa e un grande onore e un grande ringraziamento per coloro che ci hanno messo al mondo, coloro che con sacrifici logiche ci hanno preparato ad un mondo non migliore, ma a un mondo solamente di una piccola felicità, forse, perché da bambini, tra botte e non botte e altre cose, per farci capire di andare in chiesa, per farci capire forse di migliorare la nostra situazione. Oggi, come presidente di Futura, vorrei ringraziare queste donne solamente per averci messo al mondo e per darci quel piccolo affetto, quella piccola fratellanza e quella piccola uguaglianza che si può avere. Da una parte vorrei ringraziare anche quelle persone che hanno rubato i propri fratelli. Vorrei ringraziare tante persone di famiglia che hanno fatto queste cose, perché la vita è una sola. Però come coscienza vorrei proprio vedere se questa coscienza è una coscienza vera, ideale o è solo come fantasia, coscienza. Vorrei ricordare anche un'altra cosa, la Chiesa. Coloro che da bambini i nostri genitori ci hanno mandato in Chiesa per credere in una religione, un cattolicesimo. Oggi vorrei dire basta, basta, basta. Perché dalla pedofilia a tutte quelle cose che hanno tenuto nascosto io da italiano, che da oggi e anche da ieri non mi sono mai sentito italiano, mi vergogno di essere italiano. Anche perché da una politica pulita, che poi non è mai stata pulita, perché abbiamo il debito più alto del mondo. Parlando di politica da Craxi,
a Roberto Formigoni, ad Andreotti, Mario Monti, Prodi, D'Alema, Gentiloni, Letta, La Russa, La Meloni, Bossi, Fini, Sacconi, Marrazzo, ma quanta gente ancora dalla Polverini, poi non parliamone, a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, al Partito Democratico, a Movimento 5 Stelle e a tanti altri che vorrei nominare, perché veramente quando venne il signor Grillo nelle piazze a dire che aveva venduto salami, senza dire che era stato casaleggio, senza dire i soldi di suo padre, senza dire che con i suoi soldi ha creato un grande movimento balordo, persone che non hanno mai lavorato, persone che hanno solamente preso denaro da noi, ma che ancora nulla hanno fatto. Abbiamo perso il meno 4% e abbiamo una disoccupazione del meno 10% totale dal 2015. Abbiamo perso miliardi in borsa. Abbiamo perso tanto, tanto, tanto. Oggi vorrei dire e gridare che il futuro per un'Italia migliore è veramente una grande cosa. Se un domani ritorneremo in vetta alla classifica, ma sarà molto difficile. Da Moggi che regalava Rolex agli arbitri, al signor Silvio Berlusconi che ha corrotto una grande Italia, a Prodi che ha rovinato anche lui con l'euro e con Berlusconi e con tanta gente che c'era dentro nella combricola, al PD che forse un giorno era un qualcosa di diverso. Oggi è solamente un oratorio di persone, un oratorio che non hanno mai capito nulla. Abbiamo fatto debiti, hanno fatto debiti, non abbiamo, hanno fatto debiti. Noi per anni abbiamo continuato a pagare, pagare, pagare. Noi per anni abbiamo avuto una scuola di merda. Noi per anni abbiamo seguito dei professori malcolti, dei professori che si sono fatti piastrellare le case per regalare esattamente questi diplomi di maturità. Abbiamo delle scuole sporche, piene di droga, piene di prostituzione. Abbiamo delle scuole di merda, parlando volgarmente. Abbiamo dei professori di merda. Abbiamo degli ospedali di merda. Abbiamo delle strutture di merda. Abbiamo anche un mondo di merda. Non abbiamo un'Europa perfetta. Abbiamo un mondo di merda. Sono arrivati milioni e milioni di personaggi. Milioni. Oggi nessuno ha detto che li volevano. Nessuno. Nessuno sapeva che entravano personaggi. Abbiamo mantenuto e stiamo ancora mantenendo personaggi in erba. Vorrei sapere da un mondo. Oggi il gruppo Futura della Polonia che mi ha chiamato, il gruppo della Bulgaria, il gruppo di Jamal Sheikh, queste persone che mi hanno ancora chiamato, cosa dovrei dirgli? Che abbiamo un'Italia di merda o che siamo delle merde non tutti? Perché come disse Juncker, che ha sbagliato, perché nella sua fretta di parlare ha detto che l'Italia è un mondo di corrotti, un mondo di ladri e un mondo di disonesti, disgraziati. Invece doveva dire esattamente. Carissimi italiani, mi dispiace, purtroppo in Italia ci sono della gente cattiva, ci sono delle genti buone. Allora,
in Italia ci sono non tutti, ripeto, non tutti corrotti. In Italia ci sono non tutti i disonesti, in Italia ci sono anche gli onesti. In Italia ci sono anche quelli che capiscono qualcosa. In Italia ci si può parlare. In Italia ci si può trovare punti d'accordo. In Italia si possono aiutare i terremotati. In Italia si possono aiutare gli extracomunitari. Ma non solo in Italia, anche in Francia, Parigi, America, Londra, Inghilterra, in tutto il mondo paese, anche Bruxelles. Invece questo non l'ha detto. Macron ha detto, ha limonato i neri fino a ieri e poi li ha mandati a casa e li ha fatti vedere in Francia. E li ha dalla Francia e li ha spostati nel confine italiano. Come per sfidare l'Italia. Oggi vorrei sapere veramente in che mondo siamo, in che mondo potremmo parlare, in che mondo dovremmo vivere, in che mondo siamo. Vorrei ancora ricordare che quando dici apriamo le case di tolleranza, che sarebbe un bene comune, anche perché ci sono i dottori, ci sono i personaggi a posto e di malattie se ne guarda bene a farle arrivare. Invece no, no, allora troviamo le donne in giro che non si lavano, troviamo le nere in giro, troviamo gli drogati in giro, troviamo nei certi paesi coloro neri che cagano dappertutto e piscino dappertutto, perché in nessun paese hanno fatto in pochi paesi, diciamo, ci sono i gabinetti pubblici. E allora? Non so ancora oggi cosa dovrei dire, anche perché sono problematiche, sono insieme di vita e sono quelle cose che veramente mi dà fastidio. Io non sono Mattarella che parla e che dice siamo in merda. Io non sono Andreotti, io non sono Crassi, io non sono Salvini, io non sono Renzi, anche se qualche volta avrei giurato veramente che il referendum passasse, però se lui lo spiegava bene forse la gente lo capiva bene e si mandavano a casa quelle quattro merdacce che ci sono là e che paghiamo, strapaghiamo tutti i mesi come i 90.000 euro mensili al dottor Giorgio Napoletano. Abbiamo gente che muore di fame, non abbiamo lavoro, abbiamo personaggi in erba. Ora sta a voi, perché presto rimetteremo i nostri numeri di codice IBAN, tutto quello che possibilmente si potrà fare per riprovare a ripartire insieme, perché veramente insieme si potrebbe ritornare in una grande serie, la serie A, la serie della grande onestà, la serie della grande felicità. Vorrei così chiudere augurando a tutte le donne un felice 8 marzo. Nel contempo vorrei scusarmi, vorrei dire solamente che mi dispiace per tutte quelle donne che si sono rovinate, non è che si sono rovinate, che le hanno rovinate, di quelli che le hanno incendiate, di quelli che le hanno bruciate, di quelli che le hanno messo là l'acido in faccia e tutte quelle cose brutte che ancora oggi mi dispiace. Mi rincresce per una Pamela, mi rincresce per una Desiree, mi rincresce per tutte quelle ragazze stuprate e anche quelle nonne che sono state stuprate alla non sua voglia. Tutte quelle cose che veramente vorrei capire, vorrei capire, vorrei capire, vorrei fare, vorrei ricordare a tutti le donne e a tutte le persone di cominciare da domani mattina o altrimenti da subito a pensare di comportarsi bene e di cominciare a ricordarvi che avete una coscienza. Per la Chiesa magari ne riparleremo
prossimamente. Futura ringrazia e ringrazia un grande motocrossista che mi sta guardando. Ringrazio tutte quelle persone che mi stanno guardando, perché veramente sono contento che siamo in tanti. Siamo veramente in tanti. Grazie. E presto vedremo se veramente siete con me o se mi prendete per il naso. Ciao da Giovanni Digiuni.